eccomi qui, ed eccomi, sì, sotto una stella, ad aspettare chi. Ed eccomi qui, ed eccomi, sì, sopra un relitto, ad aspettare chi. Cerco solo un angolo di mondo dove la gente mi comprenda, divisa fra ragione e sentimento e la paura di restare qui. Ma troverò una nuova vita, vincerò questa paura che vuol portarmi a casa. Ma è la vostra terra che mi aspetta, dove l'aria si assapora, dove il cielo ti attraversa e la gente che si incontra ti saluta. Sono partiti da qui tanti e tanti anni fa, in cerca di lavoro, in cerca di fortuna. Sono gli emigrati di Savignano Irpino che oggi si sono ritrovati qui in un giorno di festa per riscoprire insieme le proprie tradizioni. Qui notiamo che ci sono una serie di cartelloni appunto che spiegano tutte le ondate migratorie, le cause e l'emigrazione nella storia in generale. Un progetto realizzato grazie all'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino, grazie alla collaborazione della professoressa. Allora, professoressa, innanzitutto ci può spiegare come avete organizzato questi cartelloni, le ricerche che avete effettuato, come le avete realizzate? Sì, abbiamo fatto queste ricerche con i ragazzi delle medie, della scuola media, avendo tanto materiale perché ho dei parenti nel Minnesota, come se io ho fatto una ricerca qui a Greci e lei l'ha fatto nel Minnesota. Tutte queste fotografie, tutto questo materiale, documenti, me li ha mandati lei tramite mail. Quindi vengono dall'America? Sì, molte, molte fotografie vengono dall'America. Preside, come mai avete deciso insomma di sposare questo progetto? Da dove è nata l'idea? Beh, l'idea comunque è nata dai ragazzi, perché i ragazzi hanno un interesse particolare e hanno tanta curiosità e quindi noi diciamo che li indirizziamo verso delle argomentazioni che sono attuali e quindi abbiamo cercato di analizzare quando l'emigrazione degli italiani, che è il tema del convegno, è accaduta e in quali periodi e le cause che l'hanno determinata. In Irpinia ci sono stati tanti migranti, tante persone che hanno deciso di lasciare la propria terra per lavoro, in particolare da qui a Savignano ne sono partiti tantissimi, per Prato in particolare. E un ritorno alle origini in occasione delle manifestazioni, delle tradizioni popolari poi per queste persone, che inorgoglisce anche l'intero territorio. Sì, decisamente. Il richiamo del santo protettore, quindi di Sant'Anna, in effetti fa convergere qua ogni anno da tutto il mondo, ma soprattutto da quelle località vicine, quindi magari Prato, Torino, Milano, l'immigrazione degli anni 50-60 e diciamo sono sempre presenti in questi 2 o 3 giorni a Savignano. E quest'anno c'è stata questa bellissima organizzazione che è stata preceduta da questo lavoro scolastico che diciamo fin da Natale ci ha impegnati, e soprattutto la professoressa Agliatta qui presente assieme al plesso di Greci. Tanti irpini partiti dalla nostra provincia per raggiungere terre di lavoro, terre di speranza molti anni fa, però per ogni occasione, ogni evento, ogni tradizione ritornano sempre volentieri alle proprie origini. Quant'è l'orgoglio appunto di questa provincia, di questa terra? Ma l'orgoglio è tanto e tale che forse è difficile pure descriverlo più di tanto. Persone che sono state determinate, persone che in effetti hanno lasciato il proprio territorio in cerca, diciamo, di lavoro, in cerca di nuove sistemazioni, dove hanno avuto un riscontro nel sociale che è un qualcosa di eccezionale.
perché non è semplice potersi integrare in territori che non sono quelli di origine e avere la loro risultanza, qual è quella di integrarsi con il popolo dove si va a vivere. Proprio in considerazione alle manifestazioni di oggi, che è quella di Prato, e insomma persone savignanesi che si sono trasferiti, e qua parliamo di 2 o 3 generazioni che attualmente, e insomma è un qualcosa che bisogna dare atto di persone che veramente hanno avuto il coraggio di farlo, determinati nel farlo, ritornano nei loro paesi di origine perché è la norma fisiologica e antropologica che prevede queste cose qua. Ognuno di noi, chiunque esso sia, che si reca all'estero per altre cose, poi il desiderio è quello di ritornare comunque nella terra natia. Savignanesi che hanno dato tanto a Prato, come diceva, in termini di lavoro e tanto altro ancora, cosa hanno dato? Ma praticamente sono stati loro i savignanesi come Prato, praticamente poi a Prato sono arrivati da tanti paesi, prima paesi italiani, ora arrivano anche molti dall'estero. Hanno dato un'economia, cioè è un'economia pratese che si è sviluppata dagli anni 50 a ora, è quadruplicato la popolazione di Prato, sono partite, erano 50.000 negli anni 50, e ora Prato sono quasi 200.000 abitanti, quindi l'economia che c'è stata, hanno contribuito i savignanesi come hanno contribuito quelli di Ariano, quelli di Bovina, nella zona nostra ce ne sono tantissimi, ma da tutta Italia, anche dal nord Italia, dal Veneto, sono arrivati il lavoro che era quello degli stracci famosi di Prato, le pezze, hanno lavorato su tessuti e hanno lavorato in quel settore tutti quanti. Ora il settore è un po' in crisi e quindi risentono tutti di questa differenza. L'idea di questo ritrovo, invece, di questo gemellaggio, diciamo così, tra Prato e Savignano, quando è nato? Allora, questa è una mia vecchia idea che viene un po' da lontano, addirittura quando c'era ancora l'altra amministrazione. Però poi mi sono fermato perché non mi piacevano alcune cose. Invece ora, conoscendo il sindaco di Prato, mi sono permesso di illustrargli questo progetto, che lui accettò subito, dice via, andiamo avanti, facciamolo questo incontro. E siamo arrivati a oggi, ora lui non c'è, purtroppo ha avuto degli impegni, l'ho sentito ieri sera, mi ha detto che aveva questo impegno alla CSM a Roma, ma intanto noi abbiamo portato a Savignano, abbiamo avuto l'occasione di portare a Savignano un pullman pieno di savignanesi, la maggior parte di loro sono anni e anni che non vengono da Savignano, quindi c'è gente che insomma saranno almeno 40 anni che non viene a Savignano, quindi si ricorda Savignano di 40 anni fa, è come fare un tuffo nel passato, insomma, un ritorno al futuro, insomma, una cosa del genere. Ecco. Molti si sono ritrovati nel pullman. Molti si sono ritrovati nel pullman, questo io l'avevo intuito nel momento in cui ho raccolto le adesioni. Allora intanto loro mi dicevano chi erano e io, ok, poi noi ci si conosce molto per soprannome, quindi se non si dice il soprannome non ci si conosce. E allora mi sono reso conto che io non conoscevo loro, loro non conoscevano me, ma non conoscevano nemmeno gli altri, infatti avevo avuto questa sensazione che su Pullman si sarebbero incontrati in diversi e che non si riconoscevano tra di loro. Hanno avuto infatti un primo momento di saluti, prima tra di loro, a gruppi, perché erano un po' a gruppi di famiglie, a 2, a 4. Poi dopo si sono cominciati ad allargare, ma tu sei quello, tu sei quell'altro, ma ti ricordi qua? Ma noi eravamo a scuola assieme. Ieri sera per esempio uno è venuto, mi ha chiesto, scusa ma c'è, abbiamo fatto una cena di benvenuto su al castello, dice scusa qui c'è anche un certo, mi ha detto nome e cognome, e gli ho detto sì, c'è. Dice me lo presenti per favore? Siamo andati lì e l'ho presentato. Dice noi siamo andati a scuola assieme, abbiamo fatto tutte le scuole elementari assieme. Ma per me è stato, insomma, è emozionante perché non, diciamo, vedere delle persone è come vedere io alcuni, non sono riuscito purtroppo a vedere alcuni compagni, ex compagni di scuola che vivevano a Prato, non li ho mai visti, in questa occasione era l'occasione per vederli.
diciamo, uno di questi è venuto a mancare proprio nel mese di marzo, insomma, quindi non l'ho visto, ma mi è rimasto un po' l'amaro in bocca di non averlo cercato prima, non sapevo nemmeno come cercarlo. Una volta c'era l'elenco telefonico, si cercavano, ora è un pochino più difficile, insomma. Insomma, un ritorno alle origini, ma anche un momento di ritrovo. Un momento di ritrovo, un momento appunto, di ritorno alle origini, un momento di rivedere, di ripassare i vecchi momenti passati assieme, i momenti di gioia, i momenti di spensieratezza, perché poi appunto siamo andati via tutti quanti da ragazzi e quindi sono i momenti da ragazzi erano quelli di spensieratezza. Ora forse no, abbiamo un po' tutti quanti i nostri, magari qualche acciacco, abbiamo i nostri problemi con i figli, con i nipoti, però quei momenti, diciamo, non ci sono, e rivederli, ripassarceli tra di noi, che ne so, i giochi da ragazzi, i giochi che facevamo negli anni 50, gli anni 60, non esistono più, è un po' come fare un tuffo nel passato, insomma, ecco. Ed eccoci qui con una folta delegazione di savignanesi doc provenienti da Prato. Allora, da quanto tempo vivete fuori? Io sono dal 56. A Prato? A Prato. Come mai è andato via? Ero bambino e i genitori sono andati a lavorare all'estero, a Prato. All'estero? Per quei tempi era lontano. Sì, 600 chilometri. E com'è tornare a Savignano ogni volta? Bello, è bello. Per una festa poi, in particolare per una tradizione. Perché mi ricordo di quella festa di Savignano quando avevo 6 anni, per questo. Ti ricorda l'infanzia? Sì, sì, infanzia. Voi invece? Io ho 59 anni che sono a Prato, sono andato per lavoro. Mi trovo bene a Prato, però ogni tanto sono venuto a Savignano. Ora era 10 anni che non venivo a Savignano e è capitata questa occasione, ci sono ritornato volentieri, ho ritrovato tanti vecchi amici, amiche, tutti. È stata una cosa bellissima. Lei ha vissuto qui la sua infanzia? Sì, io fino a 13 anni sono stato a Savignano. Poi sono da 13 anni in su sono stato sempre a Prato. Signora, lei invece è andata via per motivi di lavoro? Nel 56. Per lavoro? No, i miei genitori per lavoro, io ero piccina, avevo 5 anni. Certo, sempre per cercare lavoro, per cercare fortuna, si emigrava. A quei tempi sì. E tornava spesso qui anche con i suoi? No, non tanto. Comunque io ci sono venuta anche 2 anni fa, 3 anni fa, ma non per Sant'Anna, ci venni una mezza mattinata. È bello ritrovarsi qui? Sì, perché a me mi è sempre piaciuto. Ci sono venuta da ragazza 2 o 3 volte, insomma, quando c'era l'occasione, che era morto anche uno, che magari da dire c'era da avere, ci sono venuta 2 o 3 volte. Ci ho passato una festa di Sant'Anna, ma tanto tempo fa, ero ragazzetta e mi ricordo che sotto c'erano gli animali che facevano la fiera, da dire. Mi ricordi? Sì, bellissimi. E io, insomma, in quel momento lì, quelle giornate lì, mi ero proprio divertita. Invece a Prato questa comunità di savignanesi così grande si riunisce spesso, vi vedete? No, non ci vediamo, qualcuno così ci salutiamo perché però ci conosciamo poco anche, perché magari io per esempio sono cresciuta in Francia, poi a Prato e ora dobbiamo ringraziare il sindaco di Savignano con le persone che hanno organizzato, quindi Lucio, La Manna e Antonia, che hanno potuto organizzare questa gita per noi splendida, benissimo, e siamo tutti contenti. Un'occasione di ritrovo. Con occasione di ritrovo, giustamente, quindi siamo un 50 circa nel Pullman, ci siamo divertiti tantissimo. Magari qualcuno si è conosciuto nel Pullman? Sì, tanti, tanti. Infatti da Prato a Savignano non ce ne siamo accorti nel Pullman, perché veramente è stato un viaggio breve, perché di conoscenza e di scambio di idee, e quindi siamo contentissimi di essere qui. E magari avendo le stesse origini avete scoperto anche tante cose in comune, tanti ricordi in comune. Certo. Io sono andata a Prato nel 54, ero adolescente praticamente, a cercare lavoro, non sapevo fare niente, ho dovuto imparare i mestieri a Prato perché noi facevamo tutt'altra cosa, avevamo tanta povertà,
perché qui a quei tempi proprio si faceva quasi la fame. Ecco, io sono grata a Prato perché mi ha dato il lavoro, a tutti noi ci ha dato il lavoro, però quando vengo a Savignano pianco. Cosa le ricorda? Tutto, tutto. Vorrei trovare le orme della mia mamma, dei miei genitori e le mie. Io Savignano me lo giro da sola, perché devo andare a cercare le strade più dimenticate, le case più diroccate, perché c'ho tanti ricordi. Ed eccomi qui, ed eccomi sì, sotto una stella ad aspettare chi. Ed eccomi qui, ed eccomi sì, sopra un relitto ad aspettare chi. Cerco solo un viaggio da affrontare, devo fuggire via lontano, divisa fra ragione e sentimento e la paura di restare qui. Ma troverò una nuova strada, vincerò questa paura che vuole portarmi a casa. Ma è la vostra terra che mi aspetta, dove l'aria si assapora, dove il cielo ti attraversa e la gente che ti incontra ti saluta. Una giornata di festa per Savignano, il ritorno alle origini di molti migranti, gente partita da qui tanti anni fa in cerca di fortuna, in cerca di un lavoro, ma che comunque ha sempre dentro di sé questo forte legame con le origini, con le tradizioni. Sì, questa mattina abbiamo, come lei anche ha assistito, abbiamo avuto un convegno interessantissimo su quella che poi è il tema, era il tema generale proprio dell'immigrazione italiana. Sì, diciamo che questa iniziativa è nata con il sostegno sia della città di Prato, dove risiedono numerose famiglie savignanesi emigrate immediatamente dopo il dopoguerra, e anche il sindaco di Panni, quindi il comune di Panni, che ha così abbiamo patrocinato questa attività, che ha consentito a numerosi savignanesi oggi residenti a Prato di poter tornare anche dopo diversi anni in un'occasione solenne come quella che è oggi la festività di Sant'Anna, proprio qui a Savignano, ospitandoli e dando loro così la possibilità di vedere come l'Irpinia sia cambiata negli ultimi 30 anni o cambiata dopo la loro emigrazione avvenuta ognuno per diverse motivazioni, e del resto anche i vari scenari che hanno determinato l'immigrazione l'abbiamo vista e l'abbiamo ascoltata dalle parole del professore De Prospero, che ci ha tenuti veramente incollati in modo emozionante a quelli che erano i temi. Quindi sì, è stata un'esperienza bellissima che io mi auguro di poter ripetere unitamente alla città di Prato e al sindaco di Panni, e perché no, creare questo legame con i nostri savignanesi a Prato che poi sia duraturo negli anni. Il problema dell'immigrazione riguarda ancora purtroppo le nostre terre. Cosa si può fare per trattenere i nostri giovani? Ma guardi, io ho assistito all'intervento che ha fatto il presidente del GAL Irpinia, Vanni Chieffo, il quale ha illustrato dal suo punto di vista, che io ritengo condivisibile, quella che vive oggi l'Irpinia, quella che è la sua identità. Ci sono iniziative che riguardano sicuramente il turismo nel campo dell'agricoltura, nel campo della riscoperta delle nostre tradizioni, che sono elementi fondamentali per creare un'occupazione, una nuova generazione di imprenditori che potrebbero così evitare, così come giustamente l'ha chiamata lui, il fenomeno dell'immigrazione, o meglio, più che evitare, restringere il fenomeno dell'immigrazione intellettuale, così come l'ha definito. E quindi noi siamo fiduciosi anche in quelli che sono
le nuove progettualità che riguarderanno i fondi europei per la nuova stagione 2014-2020, sperando che i nostri giovani riscoprino il valore, loro stessi riscoprino il valore delle nostre terre, investendo sui nostri territori. Una giornata di festa per Savignano, per il ritorno alle origini di molti concittadini andati fuori per motivi di lavoro. Questo è un problema che è attualissimo anche oggi. Molti giovani dalle nostre terre, dall'Irpinia, cercano fortuna altrove. Beh, è stata una giornata di festa veramente, perché oltretutto io ho parlato nel mio intervento che noi puntiamo molto sul turismo di ritorno. Immaginiamo l'1% di quello che rappresenta l'Irpinia nel mondo, se potesse ritornare in Irpinia ogni anno, beh, sarebbe un reddito da Guinness dei primati. Ma indubbiamente la situazione non si arresta, e da un discorso di emigrazione normale, dico io, di famiglie, di persone che non avevano lavoro, purtroppo va verso un discorso di emigrazione intellettuale. Noi stiamo perdendo le migliori forze che non trovano, diciamo, soddisfazione, al di là del discorso di impiego, sul territorio, per le loro ambizioni, per i loro studi, per il loro impegno, ed è giusto, e non trovano gratificazione e vanno fuori, in modo particolare all'estero, a Milano. Ormai abbiamo delle colonie enormi di giovani. Beh, noi cerchiamo nel nostro piccolo di lavorare su questo. Nell'ultima azione siamo riusciti a trattenere, a finanziare 60 progetti molto belli che riguardano il mondo della ruralità, e la cosa che ci rende orgogliosi è che questi beneficiari non eccedono l'età media di 30 anni, sono tutti giovani, una scolarizzazione molto alta, una percentuale alta di laureati, il resto tutti diplomati. Molti non provengono dal mondo dell'agricoltura, quindi significa che dei giovani si guardano intorno e cercano di diventare imprenditori di se stessi. Beh, noi intendiamo con questa azione che partirà da fine anno, la 2014-2020, continuare in quest'opera, in modo particolare di finanziare azioni che creano occupazione, e in modo particolare che creano azioni nei riguardi di giovani con una scolarità molto alta, affinché queste forze possano restare sul territorio. Questo è il mio augurio, almeno. Tanti savignanesi sono emigrati in Toscana, a Prato in particolare. Hanno dato tanto alla città? Sì, hanno dato tanto. L'immigrazione, diciamo, dei savignanesi è venuta negli anni 50-60, specialmente nelle zone della Chiesanova, San Paolo, Narnali, dove si sono più sviluppate le persone. C'erano anche di già immigrati dalla zona di Panni, Bovino e Montaguto. E gli immigrati, insomma, savignanesi si sono dati da fare, anche perché Prato è una città tessile, una delle famose più città tessili d'Italia, specialmente europea, era il fulcro della rinascita anche del dopoguerra. C'era tantissimo lavoro. Si sono impegnati sia nel livello tessile, ma anche a livello, diciamo, edilizio. Infatti negli anni seguenti poi chi ha fatto opere, diciamo, edilizia sono diventati piccoli imprenditori, e molti sono diventati anche piccoli imprenditori tessili. E nella città di Prato hanno dato anche sviluppo anche, diciamo, alla socializzazione, alla politica della città. Cioè, abbiamo avuto 4 consiglieri comunali originari di Savignano Irpino, un vicepresidente della regione Toscana, dove hanno dato un contributo importante per la città di Prato. I pratesi hanno dato tanto, e noi abbiamo dato tanto anche come, diciamo, come comunità savignanese. E siamo in compagnia con il sindaco di Panni, in provincia di Foggia, e anche da lì numerosi migranti si sono trasferiti al nord, in Toscana, a Prato per l'esattezza, per motivi di lavoro tanti anni fa. Sì, questo è vero. Io prima di tutto oggi tengo a ringraziare il sindaco di Savignano per l'invito a questo convegno, che poi è un invito che appartiene anche al nostro paese, in quanto un bel po' di pannesi sono residenti a Prato e negli anni passati si sono dovuti trasferire, come ha detto lei prima, per motivi di lavoro, e ce ne sono all'incirca 3.000, ed il quartiere precisamente si chiama Chiesa Nuova. Io penso che questi convegni servono molto per comunque non far dimenticare le proprie origini, e oltretutto per rimanere alto il tenore
dello scambio che ci deve essere tra coloro che sono ancora residenti e coloro che purtroppo con il cuore in mano sono dovuti andare via dalle proprie case, come ha detto lei prima, per motivi di lavoro, e che quando tornano nei nostri paesi tornano e danno molto. Io parlo della comunità pannese, perché la comunità pannese residente a Prato per il comune di Panni fa molto, sia a livello di contributo e sia a livello pure di manifestazioni e di presenza ogni qualvolta si rappresenta il nostro comune. Sindaco, come diceva, molto spesso queste persone lasciano il proprio paese d'origine a malincuore, insomma con il cuore spezzato, e quando ritornano com'è l'approccio con il proprio paese, con la propria gente ogni volta? L'approccio è ottimo, sia quando vengono loro a Panni e sia quando noi in occasione della festività della Madonna del Bosco ci rechiamo a Prato. L'accoglienza è un'accoglienza che si legge negli occhi, l'amore che hanno per le proprie origini e l'amore che hanno per il loro paese. Insomma, come Sant'Anna a Savignano, anche per gli stessi cittadini di Panni c'è sempre un evento che ricorda l'infanzia e ricorda le proprie tradizioni. L'evento che ricorda l'infanzia e le proprie tradizioni è la festa della Madonna del Bosco, che poi sarebbe la Madonna del nostro paese. Tanto è vero che ogni anno noi ci richiamo per 3 giorni a Prato, proprio in questo periodo, per festeggiare la Madonna del Bosco e partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dai pannesi e, come si fa da tutte le parti, partecipare alla processione che viene svolta proprio a Prato con la Madonna del Bosco, e portiamo anche la banda del nostro paese, e l'accoglienza è a dir poco favolosa. Migranti ed esportano anche le proprie tradizioni, quindi? Soprattutto, e ci tengono particolarmente, e certe volte quel tenerci particolarmente è anche motivo di scontro per chi fa meglio e chi fa peggio. E sono stato a Prato per 3 anni, purtroppo sono dovuto tornare via perché non ho fatto fortuna, come tanti altri savignanesi che a Prato hanno fatto veramente fortuna, perché Prato ha dato tanto a tante persone. I savignanesi hanno dato tanto a Prato, comunque le altre città sparse per il mondo, però è anche vero che hanno riportato indietro tanta ricchezza culturale. Perfettamente vero, tanto è vero che se noi andando in questi paesetti dove c'è stata tanta emigrazione, e all'inizio era emigrazione di ritorno, cioè il padre famiglia, il fratello che andava via, ritornava al paese e portava non soltanto quello che aveva guadagnato per cercare di far progredire la propria famiglia, ma faceva progredire anche il proprio paese, perché di ritorno portava anche quel bagaglio culturale che andando fuori riportava a casa. Questa giornata come sta andando? Meravigliosa, meglio di così non è impossibile. Poi per me, essendo di Savignano, sono 60 anni, io ho casa qui, vengo tutti gli anni. Buona compagnia, ottimo cibo. Sì, senz'altro, anche se io vengo dalla Toscana, praticamente vengo da Prato. I sapori di casa però sono un'altra cosa. Insomma, voglio dire, i sapori di casa sono sapori di casa, capito? Buona la pizza, paesana, tutta roba buona. E questa giornata non poteva che concludersi con il momento gastronomico, un ritorno alle origini, un ritorno ai sapori di Savignano, signora. Davvero, è tutto buono. Abbiamo mangiato ieri sera tutte cose buone, oggi pure. Insomma, tutto a posto. Una bella giornata. Sì, meno male. Meno male che non piove, che ieri siamo arrivati, era era bruttissimo, allora ci si era un po' amareggiati, però è andata benissimo. Tutto bene, via. Com'è? Bene, tutto a posto. La pizza di Savignano. Buonissima, meglio che quella di Napoli. E con questo noi ci salutiamo, con questi sorrisi, con questi incontri di oggi da Savignano Irpino è tutto.